Buongiorno a tutti, io sono Domenico Centrone, sono uno dei referenti dell'iniziativa Laboratori dal Basso, che è questa iniziativa della Regione Puglia voluta da ARTI, l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, e il Programma Regionale per le Politiche Giovanili, Bollenti Spiriti. Anzitutto vi ringrazio per essere qui, ringrazio sicuramente i proponenti, Mariangela e in generale tutta l'associazione Biodesart per aver proposto questo laboratorio dal basso e naturalmente tutti i partner per aver permesso che questo laboratorio fosse possibile. Vorrei spendere giusto due parole brevemente per raccontarvi un po' cosa è Laboratori dal Basso. Magari qualcuno di voi già conosce l'iniziativa, però magari c'è qualcuno che invece non la conosce. Laboratori dal Basso è un'azione per l'appunto di supporto che la Regione ha voluto per l'appunto per supportare tutte le giovani associazioni e microimprese, in generale tutte le giovani realtà imprenditoriali pugliesi, dando loro la possibilità di accrescere le proprie competenze, quindi non un supporto di tipo economico-finanziario, ma un supporto di tipo formativo. Come? Con un approccio totalmente dal basso, per l'appunto. Quindi l'essenza dell'iniziativa sta nel suo stesso nome. Quindi sono dei laboratori, dei percorsi di apprendimento che nascono dalla domanda di conoscenze, non dall'offerta formativa. Quindi i giovani pugliesi hanno la possibilità di creare dei veri e propri percorsi, dei veri e propri corsi di formazione, partendo da quelli che sono i propri fabbisogni. Quindi identificano le tematiche, quindi il cosa apprendere, identificano i migliori docenti da cui apprendere, docenti che possono venire da qualunque parte del mondo, e identificano anche quelle che sono le modalità formative, quindi il cosa, il come e da chi apprendere. Quello che noi facciamo come regione, per l'appunto, è portare a casa vostra, quindi qui in Puglia, questi docenti da qualunque parte del mondo. L'iniziativa Laboratori dal Basso si declina in tre azioni: laboratori, le testimonianze e mentoring. I laboratori sono per l'appunto quello di cui vi ho parlato, quindi dei percorsi più o meno strutturati, della durata di, cioè possono durare fino a massimo 100 ore. Le testimonianze sono invece degli incontri brevi, one shot, con i protagonisti del mondo dell'innovazione e dell'imprenditoria. E poi c'è la terza iniziativa, che è l'iniziativa di mentoring. Un'iniziativa in cui alle giovani realtà imprenditoriali viene affiancata, diciamo, una persona senior, quindi un mentore, che abbia per l'appunto già maturato esperienza, già maturato, cioè abbia già esperienza e conoscenza, e dona per l'appunto a beneficio della giovane realtà pugliese la propria esperienza e la propria rete di relazioni, la propria conoscenza. Di queste tre iniziative, laboratorio e testimonianze, sono attualmente due bandi chiusi, quindi attualmente sono in fase di realizzazione tutte le iniziative che sono state valutate positivamente. L'invito è a tenere monitorati i nostri canali istituzionali, quindi il sito di Laboratori dal Basso, laboratoridalbasso.it, e la pagina Facebook Laboratori dal Basso, per essere a conoscenza di tutte le iniziative che sono attualmente in corso e che saranno in programma da qui fino al 31 di gennaio 2015. Diciamo iniziative e laboratori su qualunque settore. Per quanto invece riguarda l'iniziativa di mentoring, è possibile iscriversi sia in qualità di mentore che beneficiare, quindi richiedere un percorso di affiancamento fino al 31 di gennaio sempre 2015. Quindi l'invito è a magari consultare il nostro sito per recuperare più maggiori informazioni al riguardo. Io diciamo, ho concluso, vi ringrazio naturalmente per essere qui, passo la parola a Mariangela, che è la referente di questo laboratorio, quindi è colei che ha organizzato un po' il tutto, naturalmente con il supporto dei suoi partner. Vabbè, il nostro ruolo è stato, sì, vabbè. Il nostro è un ruolo più di facilitatori, ecco. Quindi i proponenti sono effettivamente coloro che alla fine progettano e creano i laboratori. Vi ringrazio, vi auguro un buon laboratorio e nulla, grazie. Allora, brevemente innanzitutto vi ringrazio, non speravo ci fosse così tanta gente. L'incontro di oggi di Andrea Cattabriga è il primo incontro di Open Lab, che è appunto questo laboratorio dove vogliamo dare una visione generale su quelli che sono gli scenari per la modellazione e fabbricazione, sia digitale che artigianale, per nuove idee di prodotti o processi.
E Andrea è stato invitato perché è un visionario fondamentalmente, sei stato un po' sciamanico, perché prima di tutti hai individuato come stava cambiando il mondo, infatti il titolo della tua presentazione è abbastanza incisivo. Io lascio la parola ad Andrea perché naturalmente ha più cose interessanti da dire. Grazie. Cicalina, e questo non ti serve, giusto? No, non mi serve. Vengo di qua, siete tutti di qua. Allora, intanto vorrei capire chi siete e di cosa vi occupate. Allora, chi viene dall'ambito design? Ah, tutti designer. Qualcuno di più, più ingegnere, più architetto ingegnere, qualcuno dal lato della manifattura, aziende, artigiani, no. Okay. Quindi che cosa siete? Noi Artigiani 2.0. Ah, ok. Ah. Ok, bene. Accendere. Ci leghiamo sia appunto all'artigianato sia al concetto appunto di designer. Siamo ok, avete già dei progetti, delle idee di prodotto da voler sviluppare o sì, state ragionando su come lavorare sul settore in modo nuovo? Quindi come un'idea ce l'abbiamo, ma cerchiamo di capire come muoverci, qual è la maniera più giusta, insomma, visto che si stanno aprendo queste nuove strade. Ok, no, perché siccome ci sono 249 slide lì che possono venire a nuocere, quindi voglio capire come trarre la cosa. L'idea, così, avendo, non dico intuito, ma sperato che ci fosse questo tipo di pubblico, ho diviso il lavoro in quattro zone. La prima, dove cerco di condividere la nostra visione, un po' del mondo della manifattura e del come andiamo a reinventare il sistema sociale economico che abbiamo intorno. Due, cos'è la manifattura distribuita, come è cambiato questo concetto sostanzialmente. Due, una cosa che viene presa dai miei corsi a NABA Milano agli studenti design, dove vi racconto questo aneddoto. Sono stato chiamato a fare un corso che prima era si chiamava Marketing Management per gli studenti di design, con mio grande imbarazzo perché non sono un economista né tantomeno uno che viene dal mondo del marketing. Quello che con Slodi è diventata la mia vita, il cambio della mia vita, si muove per percorsi un po' diversi che poi vi racconterò. E quindi quando sono stato chiamato dopo una lecture a Milano, ma vieni a fare questo corso. E ho detto, ma il corso di cosa si occupava praticamente? Di marketing management, quindi insegnare ai giovani designer come ragiona la grande impresa quando approccia il tema di marketing del prodotto. E dicevo, beh, quello per me è sostanzialmente un nemico, nel senso che è tempo che viene rubato agli studenti per parlare di cose che non utilizzeranno mai. Uno, perché circa stimato lo 0,1% dei product designer finisce a fare il proprio mestiere, gli altri sono divisi tra il bar, il call center e le altre mille n cose che è possibile fare, ma quasi mai riescono a portare a mercato un prodotto nato da una loro idea. E quindi ho detto, beh, cerchiamo di investirlo meglio. È nato questo mio corso che è diventato una sorta di toolkit per la sopravvivenza di chi ha un'idea creativa e deve riuscire a portarla a mercato, diciamo. E quindi questa parte dove parliamo di approccio all'innovazione muove da questo tipo di strumenti, quindi accenniamo il tema del modello di business, come costruire un approccio a un modello di business, quali sono gli strumenti da poter usare per implementarli, e poi un approccio strategico, dove si parla di innovazione come approccio strategico per arrivare a scegliere il modo con cui studiare la tattica per portare le proprie idee a un risultato di prodotto distribuito che arriva alle persone. Poi parliamo un po' anche della
peculiarità della manifattura digitale, cosa significa, fino insomma alla stampa 3D, e quindi andiamo sugli hashtag popolari di successo in questo momento, sulla bocca di tutti, e poi solo alla fine parliamo in dettaglio dell'esperienza di Slow D. Prima quindi vi vorrei fare questo percorso e poi vi racconto la nostra esperienza. Quindi partiamo dallo scenario, che è molto ampio. Io adesso cerco di in poche slide di farvi entrare in un sistema culturale di approccio all'economia e alla società abbastanza di frontiera, ma che comincia a avere un po' liceità, comincia a essere accettato e discusso anche dagli economisti un po' più abbottonati, insomma. Il tema è che in questo momento sono già un pochino meno, ma ci sono più di 160 milioni di persone impiegate nella produzione di beni materiali, cioè che lavorano con le proprie mani. Il problema è che questa visione del 2040 è addirittura stata corretta da quando è stata formulata la teoria nel 2003. Si dice che diventeranno circa 10 fra pochi anni, che vuol dire: dove mettiamo 150 milioni di persone che lavorano nel settore della manifattura nei nostri paesi? Cosa faranno queste persone? Questa è la grande domanda, perché nel momento in cui, il momento è questo, no? La percezione è che sono arrivati barbari, c'è stato un grande impatto che sta subendo il mondo della manifattura, derivato da tante tecnologie, tante nuove pratiche industriali, tanti nuovi modi di approcciare il finanziamento, la ricerca dei fondi, di come si fa la produzione di per sé, di come si automatizza la produzione, di come tanto software sta risolvendo problemi che prima servivano mani per poterli risolvere. Quello che ci fa ben sperare che un'esperienza simile l'abbiamo già vissuta, parlando di umanità. Quando l'impero romano, che bene o male era, parlando per figure, il mondo globalizzato, come si conosceva allora, l'impero romano era il mondo globalizzato. Vigevano le stesse regole in quasi tutte le province, sebbene con degli adattamenti locali. C'era una visione centralizzata e centralizzante che voleva governare tutto quanto. Oggi questa scala è sostanzialmente globale, perché gli organi che influenzano maggiormente le decisioni dei governi sono sovraordinati, sono per noi la Banca Centrale Europea piuttosto che il WTO, piuttosto che un incontro di 8 primi ministri che decidono più o meno formalmente in che direzione far andare il resto del mondo, o vorrebbero far andare il resto del mondo. Quindi il parallelo fin qua, se mi seguite, c'è. Quando arrivarono i barbari allora, quindi si disperse l'impero e non c'era più una unica entità a cui far riferimento, uno per ripararsi, per rifugiarsi, per essere difesi, ma anche che coordinasse la vita economica e sociale dentro questo nuovo mondo, si è tornati ai territori. Questo attraverso i monasteri. Il sistema dei monasteri è diventato quello che, con i termini di oggi, potremmo definire una società peer-to-peer, in cui c'erano tanti centri piccoli collegati tra di loro, dati da una rete formale gestita dalla Chiesa Cattolica. Si può essere più o meno fan della Chiesa Cattolica, però avevano creato un sistema che faceva condividere, circolava il sapere. Conosciamo tutti come funzionavano i monasteri, avevano una vita culturale, erano il motore della vita culturale da un lato, ma anche la gestione e organizzazione pratica delle attività economiche e produttive locali. Quindi erano sostanzialmente piccoli centri connessi fra di loro, ma con una forte autonomia totale, produttiva e culturale. E quello che è possibile pensare che stia succedendo adesso, e a cui probabilmente dobbiamo aspirare con più convinzione, è una resilienza locale molto più spinta.
Perché abbiamo un mondo che questi strumenti di interconnessione, di scambio, di pratiche, di comunicazione, di circolazione della sapienza e della conoscenza, c'è tutto, sono cose che abbiamo tutte, abbiamo il web e abbiamo soprattutto piattaforme di condivisione dal basso. Quindi questo mondo è tornato possibile e attuabile. Questo processo di impatto e di trasformazione della società in realtà c'era stato più volte, questi shock che implicavano un cambio delle regole dell'economia e anche della società e anche delle relazioni tra potere, centri di potere, spazio, organizzazione del territorio era già avvenuta più volte, così come fino in tempi moderni si è riorganizzato continuamente il rapporto tra il potere centrale, l'organizzazione della collettività e la relazione tra il come si fanno le cose e il territorio stesso. Quello che stiamo vivendo adesso è quest'ultimo momento dove si intravede la possibilità di questo grande shift tra il capitale e il common, quindi da la forza dell'economia del capitale che acquista, che tutto mercifica e tutto misura in base a un controvalore rispetto a un'economia più legata ai commons, cioè ai beni comuni. È uscito da poco un saggio di Jeremy Rifkin molto interessante, che sembra molto economico e tecnico, ma in realtà parla anche di queste cose e parla di marginalizzazione dell'economia di mercato, quindi la possibilità di riorganizzare il come produciamo e il come ci scambiamo valore attraverso appunto un sistema di scambio e di condivisione, ma anche difesa di conoscenze collettive. Questo è il paradigma base su cui si basa la teoria di Rifkin, che sta effettivamente portando quell'impatto barbarico sul nostro mondo economico, sul mondo della manifattura che abbiamo accennato prima, e la capacità, la possibilità che il costo marginale di produzione di qualsiasi cosa vada a tendere verso zero. Il costo marginale per unità di prodotto è quanto costa una volta fatto un pezzo fare il pezzo successivo. Questo è molto facile da capire se andiamo subito alla parte degli esempi. Come sia facile capire quanto costa, qual è il costo marginale di un ebook una volta prodotto l'ebook stesso. Per distribuirne uno e distribuirne un milione, il digitale mi permette di avere un costo marginale zero. Questo ha portato alla distruzione di come l'industria musicale. L'industria musicale mi sembra che sia a un quarto del volume, parlando di denaro mosso dall'industria musicale, che aveva fino a 15 anni fa. Siamo a un quarto. Quando questo tipo di innovazione entra dentro un mercato, cambia totalmente le regole e è facile a questo punto capire quando dicevamo da 160 milioni a 10 di impiegati nel fare cose con le mani, perché questo stesso processo sta avvenendo dentro al sistema della produzione di beni materiali, non solo più a beni immateriali come un ebook, come una canzone, come un'app mobile, sta succedendo anche per le cose tangibili. Chi sono i barbari? Per tornare alla metafora di prima. Ovviamente la robotica ha la possibilità di sostituire una mansione ripetitiva che una persona fino a ieri faceva con una macchina che una volta pagata mi dà un'efficienza molto maggiore. Un dato interessante, o meglio una notizia da un lato interessante e dall'altro preoccupante: Foxconn, che produce i device della Apple, nei prossimi 5 anni ha già approvato un programma di sostituzione di un milione di lavoratori con robot. Un milione. Sono tanti piccoli cinesi che tornano a coltivare il riso, perché altrimenti non avrebbero di che mangiare, probabilmente, sempre che la loro terra ci sia ancora, sempre che la loro terra sia ancora disponibile, sempre che sia possibile. Ma se sono scappati da quella condizione, forse ritornarci è un problema. Uno, perché queste persone erano andate a abitare in città, le condizioni sono quelle che sono, però avevano uno stipendio, potevano mandare a casa i soldi, avevano toccato la modernità. Questo è anche il problema di quando fai questo downgrading di vita,
per tutta la nostra società, questo è il problema. Come ripensare il cambio di paradigma totale in tanti mercati senza immaginare quale sia lo shock, o semplicemente nel metterci nell'ordine delle idee di dover accettare di cambiare il nostro modo di vivere. Questo è il primo trauma, oltre ovviamente al fatto che da un giorno all'altro c'è 1 milione di persone che non avrà più lavoro. Solo in una fabbrica, questo in una fabbrica, o meglio un sistema di fabbriche. L'altro, che non è tanto barbarico, anzi questo è un grande valore, ma ovviamente crea un effetto distruttivo, è la possibilità di rendere quasi tutto peer-to-peer, ovvero di comunicare tra pari. Non devo più passare per un'entità sovraordinata per fare molte cose, ma banalmente anche l'istruzione. Se chi sta seguendo lo streaming non ha bisogno di venire qui, chi sta seguendo un MOOC, un corso universitario online, non ha bisogno di andare in facoltà, così come la persona che ha pubblicato quel corso non è un'entità come un'università, ma potrebbe essere un singolo docente o una persona che ha qualcosa da condividere. Quindi la condividi direttamente, uno a uno, in rapporto diretto con tutti noi che lo seguiamo. Questo è cosa significa società peer-to-peer. Questo sta arrivando a trasformare, per esempio, il mondo delle valute, il tema del Bitcoin, il tema di tutte le criptovalute che non sono possedute da un'entità centrale, ma sono generate, generabili o scambiate. Il tema delle criptovalute è ampissimo, vi consiglio di dedicarvi un weekend, leggetevi qualcosa, perché è importante pensare anche in chiave di questo. Pensate che quel cartello è un cartello in un bar a Kreuzberg, quindi a Berlino ci sono zone frequentate un po' più da nerd, dove però si può pagare il caffè con i bitcoin, grazie a un wallet online in cui possiedi questa valuta e poi al locale comunichi il codice del tuo account e ti viene addebitato il costo del caffè senza toccare nessun dispositivo, né fisico né tantomeno ovviamente la valuta. Ovviamente anche questo è già zona di conquista, perché molti bitcoin sono già stati comprati, si dice che siano già in pochi a possederne la maggior parte, però è nato il bitcoin e anche in un certo modo rovinata una parte dell'etica del bitcoin, ne sono state create altre, ora ci sono altri coin, altre valute decentrate, cioè non possedute da un'entità centrale ma che stanno o a valore di mercato o valore agganciabile ad altro. Un progetto bellissimo è Dropis, di un gruppo italiano, soprattutto di Sebastiano Scrofina, che è un economista giovanissimo di Roma, che ha inventato questo sistema di non valuta, ma di scambio del valore. Il Dropis è una valuta che si genera solo nel momento in cui c'è la generazione di un valore. Io per esempio posso fare un'ora di corso di inglese, nel momento in cui do il mio lavoro a un altro genero un valore che è per esempio di 20 dropis, mettiamo che il cambio sia 1 a 1 con l'euro, anche se non è scambiabile con l'euro, ma è un valore ideale. Quando io presto la mia ora di lezione a 20 dropis, la persona che frequenta il mio corso dovrebbe avere un borsellino di dropis e mi paga in dropis. Questa è una valuta che non è una valuta, perché non è né scambiabile con le altre, ma si genera solo nel momento in cui c'è scambio di valore. Io posso prendere questi 20 dropis, andare in ferramenta che magari accetta i dropis e comprare le viti, quindi un bene materiale in cambio di una generazione immateriale del valore. Quindi il tema anche del come, attraverso che cosa si scambia il valore, sta trasformando tante cose. Le banche si stanno attrezzando per alleggerire le proprie strutture, stanno chiudendo gli sportelli le banche. Perché? Perché con l'alfabetizzazione informatica non andiamo più in banca, perché è una rottura di scatole e giustamente usiamo il conto online. Però sanno benissimo che tutto questo sta avendo un impatto enorme anche sul sistema bancario. E quindi le banche forse potrebbero servire ancora per poco in questo senso. Il tema della cultura aperta,
Sicuramente sentite parlare, avete sentito parlare di Creative Commons, copyleft, fino a tutto quello che è ancora più radicalmente open source, ma sull'openness, come dire, ci arriviamo anche dopo. L'impatto enorme che ha avuto la creazione di cultura condivisa e aperta si può poi declinare in modelli di business, perché non è che aprire il proprio contenuto, dare il proprio contenuto gratuitamente oppure semplicemente aprirne la fonte o distribuirlo apparentemente gratuitamente non possa generare un'economia. Questo è molto importante capirlo. Dopo parleremo di modelli di business soprattutto legati all'open source e credo, per chi non è molto dentro il tema, che potete prendere molto spunto da questo tipo di approccio. Il tema più grande ovviamente è il tema dell'open innovation, quindi la capacità di aprire i propri sistemi. È nato questa definizione poi nel 2003, quando si dentro un saggio che parlava soprattutto di altro, questo docente di economia di Berkeley a un certo punto ha detto ma forse comincia a essere più interessante per le aziende aprire i propri processi piuttosto che chiuderli. Qualcun altro infatti è poi già subito in quegli stessi anni detto che l'epoca del segreto stava finendo. L'epoca del segreto, cioè l'epoca nella quale proteggere, difendere, oscurare, tenere nascosta la propria innovazione rimanesse la strategia vincente, l'unica possibile anche. Uno, perché qualcuno ha iniziato a condividere la propria conoscenza e quindi proteggere, tenere nascosta una conoscenza condivisa è quasi impossibile, e quindi abbiamo imparato molto più velocemente a fare cose. Un brevetto su una attrezzatura, per esempio, o su un prodotto poco innovativo, non strategico, comincia ad avere molti aspetti di sconvenienza. Perché? Perché un brevetto poi è da difendere, cioè depositato hai fatto solo un pezzo di strada, ma così come se tu sei arrivato a magari concepire quella macchina o quel device o quella cosa che hai provato a proteggere con conoscenza a disposizione di tanti altri, vuol dire che in realtà il valore di quella conoscenza è maggiore dell'applicazione che tu hai creato in quel momento, e quindi forse alimentare una condivisione della conoscenza accelera la creazione di applicazioni nel mondo reale, parlando di prodotti, parlando di tante cose in tanti mercati, che ha un effetto molto migliore sull'economia di quanto ne aveva o ne ha il tenere chiuso e nascosto tutto. Quindi il tema dell'open innovation nasce applicato alle aziende, quindi cominciamo a dire alle aziende che i processi aperti, aprire dei canali di comunicazione con i propri clienti, con i propri fornitori, fare cose insieme, comincia a essere interessante e conveniente. Poi sono arrivati tutti questi ragazzetti che hanno iniziato a fare cose insieme e hanno creato dei mostri nel senso buono, perché se parliamo del progetto Linux e di tutte le sue ramificazioni, ha creato un cambiamento epocale. Poi dopo citiamo per esempio il caso di IBM, che è diventata da grande produttore di computer a grande consulente in ambito Linux, quindi come una rete di sviluppatori indipendenti che lavorava gratuitamente insieme ha obbligato una grande multinazionale a cambiare il modo di fare business. E così come ovviamente l'impatto di abilitazione, tutto il software aperto, questi loghi li conoscerete, userete Firefox, userete sistemi Android, userete sistemi di condivisione contenuti come WordPress, sono tutti progetti open source, quindi significa che una comunità di persone a cielo aperto lavora e condivide il frutto del proprio lavoro, tu puoi andare, prendere, copiare, proteggere, depositare, brevettare, fai quello che vuoi, ma la forza e la prorompenza di una comunità così grande che continua a sviluppare rimane sempre comunque più veloce, più potente di qualsiasi azienda. Il sistema di sviluppo come velocità di rilascio degli aggiornamenti, del bug fixing, di nuove feature, delle piattaforme Linux che sono i gruppi in cui si annidano la quantità maggiore di sviluppatori, non sono replicabili in nessuna azienda, perché nessuna azienda si potrebbe permettere così tanti dipendenti.
tema dell'economia condivisa, le tecnologie, il web, questo modo di condividere ha portato a piattaforme e a sistemi di integrazione, di scambio, di reciproco aiuto, di mutualità, le declinazioni sono tantissime ovviamente, tra, uso una brutta parola, stakeholder, cioè portatori di interesse che in questo caso devono essere convergenti. Parliamo per esempio di Airbnb, il più famoso tema sharing economy, cioè economia diciamo condivisa, anche qui poi c'è un dibattitone etico sul cosa sia sharing economy, cosa collaborative economy, non entriamo, non apriamo quel vaso lì, però insomma l'economia fatta da persone che prima avevano bisogno di una mediazione fatta da grandi aziende multinazionali, oggi c'è un sistema abilitante che permette di saltare tutto questo. Airbnb è il punto dove si incontra chi cerca un posto dove fare una vacanza risparmiando qualcosa rispetto al costo di una stanza d'albergo e chi invece comincia a fare economia nell'affittare una stanza di casa propria. Quindi l'incontro tra questi due stakeholder, questi portatori di interesse, crea una generazione economica, una generazione di scambio, di un volume di affari di non mi ricordo quanti billion dollar ormai, enorme, tant'è che si pensa che abbia cambiato per sempre il mondo dell'alberghiero. Le grandi catene di hotel adesso stanno cercando di capire quali sono i meccanismi su cui allinearsi. Pensate anche lo stesso tipo di impatto che ha avuto Ryanair nel settore per esempio del trasporto aereo, cioè arriva qualcuno che a un certo punto dice è possibile fare cose in modo totalmente diverso e manda a casa quasi tutti gli altri. Questo ovviamente sono copertine non di Topolino, con tutto rispetto per Topolino, ma di testate che iniziano a interessarsi seriamente a queste dinamiche che sono ormai non solo parte della realtà, non solo sistemi per muoversi nell'economia e nella società, ma stanno diventando i paradigmi del futuro. Il tema dell'open hardware, quindi la possibilità di avere hardware, quindi cose fisiche, prodotti, artefatti, device, anche qui aperti, non protetti, modificabili, che posso prendere, modificare, trasformare, soprattutto utilizzare a bassissimo costo. Questo ovviamente è la storia anche di nomi famosi come il progetto Arduino, che vediamo dopo, ma che diventa molto importante in funzione di quest'altro aspetto, l'internet delle cose. Si stima che entro il 2030, non sono sicuro del dato, comunque entro breve ci saranno 2 trilioni di device collegati a internet contemporaneamente, quasi come se ognuno di noi avesse 1000 oggetti che vanno su internet autonomamente. Io non credo di possedere 1000 oggetti, però se comincio a contare le prese di casa, le prese della corrente, il router, gli access point del wifi, il mio telefono, il mio computer, ovviamente tutti questi device che già lo sono, ma il frigorifero, un sensore dentro al asciugacapelli, comincio a considerare tutti i miei device che potenzialmente il tostapane hanno un perché nell'essere connessi e connettibili e condivisi. Poter controllare ovviamente il remoto è la prima idea più semplice, ma anche in realtà l'anima dell'internet delle cose è avere cose che comunicano fra di loro, quindi dove gli esseri umani c'entrano sempre meno. Si immagina che 29 su 30 saranno macchine a comunicare su internet in autonomia entro poco, quindi device, oggetti, sensori. Quindi un mondo di oggetti che noi possiamo rendere intelligenti perché connessi. Da qui le applicazioni ovviamente sono infinite, già se andate su Wikipedia Internet of Things trovate tante declinazioni, trovate anche tanti spunti di libri belli, interessanti, di futurologi che ci stanno raccontando che impatto avrà tutto questo e che economie sta generando. Un tema sulle macchine di per sé, macchine che cominciano a replicare se stesse, ma non robot pensati da Asimov nella letteratura di tanti anni fa, ma progetti realizzati, già in strada, come il progetto RepRap, cioè di una stampante 3D che produce da sola i pezzi per creare un clone di se stesso, un'attrezzatura che
Poi nel 2005 si son decaduti i brevetti della additive manufacturing, quindi è stato possibile prendere queste tecnologie e declinarle a più basso costo per tutti, da qui la storia delle stampanti 3D sulle nostre scrivanie, ma qualcuno che ha iniziato a pensare come fa la natura, per esempio, a replicare se stessa. Non è lo stesso modo di approcciarsi se pensiamo di creare macchine che sono in grado di replicare se stesse, quindi organismi che si replicano senza accoppiarsi, ma si replicano. Cosa significa questo? Cosa significa? Che impatto ha sul fare industria, fare produzione, se creo macchine che non sono proprietà di un'azienda, ma sono loro stesse aperte, riproducibili, posso replicare le macchine per fare quel tipo di prodotto, e questo sta creando un altro impatto enorme sul come facciamo le cose, sul come possiamo pensare di fare tutto quanto già adesso e in breve tempo. Da lì poi tema dell'accessibilità e dell'abilitazione del consumatore, che diventa, questo termine un po' brutto, prosumer, cioè non solo consumatore di beni prodotti da altri, ma trasformatore, creatore dei propri beni di consumo. Dentro questo tema la stampante 3D, che diventa come la stampante per la carta, quindi una cosa che costa poche centinaia di euro, sta sulla mia scrivania, che abilita un sistema di creatività, di possibilità di fare tantissime cose. Prima applicazione banale, pensate quanti aggeggi avete in casa che si rompono quando cadono e non trovate il pezzo di ricambio, dovete ricomprarne un altro nuovo. Parlo di un telecomando, parlo di oggetti device molto semplici. Con una stampante e uno scanner tridimensionale, ormai anche quello da pochissime centinaia di euro, siamo in grado di replicare quasi qualsiasi cosa in scala domestica. Così come l'Internet of Things e l'open source hardware ci abilitano come consumatori evoluti, che ovviamente studiano qualcosa di elettronica e si applicano un pelo, ma di arrivare a crearci i nostri device, quindi non aver più bisogno di tutte quelle grandi multinazionali che stanno là fuori. Fino a ieri erano le depositarie della conoscenza e anche delle strumentazioni per poter fare le cose. Il movimento makers, quindi qualcosa che nel tempo, la grande filosofia del fai da te di matrice americana, alla nostra capacità tutta italiana del produrre artigianato, comunque del saper fare cose dal basso, dall'inventarsi professioni e anche modi e tecnologie di fare le cose. Il mondo makers è il mondo delle persone che, insomma, non aspettano ma prendono e fanno cose, che decidono di sviluppare da soli prototipi, soprattutto legati ad attrezzature intelligenti, elettroniche e non solo, così come anche una banale sedia di legno, ma che utilizzano luoghi condivisi per fabbricare o creare progetti collettivi di produzione. Questo è un mondo che poi è stato abilitato, sdoganato in tempi recentissimi da uno come Chris Anderson, che era il direttore di Wired, che ha iniziato a parlare di questi maker, legato al mondo del prosumer, quindi del consumatore attivo che si fa le cose, agganciato all'epopea del mondo del fai da te così caro agli americani, così come alle nuove possibilità tecnologiche date da tutte le cose che abbiamo visto anche adesso finora. Quindi da pochi anni c'è la consapevolezza che questo movimento di persone che semplicemente fanno o sanno fare cose sta creando un impatto. Il fai da te di per sé sta cambiando tanto. Quello che trovate su piattaforme come Instructables, che è un posto bellissimo dove spendere un sacco di ore, trovate come fare quasi qualsiasi cosa, dal come farvi le lucine per l'albero di Natale a come sostituire un pezzo della caldaia di casa, come inventare prodotti e come fondere il metallo nel garage di casa. Trovate, insomma, persone che hanno condiviso con foto e ricette il come hanno imparato, come hanno fatto per fare qualcosa. Quindi anche il fai di te diventa peer-to-peer, non sono più solo pubblicazioni come il famosissimo Makers Magazine
americano o altre riviste del lobbista, del fai da te, ma anche la conoscenza condivisa è dal basso e lobbista è anche qui una parte, un puntino di una grande comunità peer-to-peer. Questo è un progetto di un amico architetto italiano che sta a Zurigo, si chiama Antonio Scarponi, si chiama Elio con tre O, sì, e ha creato questo progetto di orto verticale domestico indoor da fare con i pezzi che trovate all'IKEA, quindi pezzi IKEA che servono da infrastruttura per farsi l'insalata in casa. Il mondo dell'autoproduzione. Il mondo dell'autoproduzione è tante cose, non è solo chi si fa con le proprie mani cose che poi rivende, ma in senso lato per, penso a un designer nella fattispecie, l'organizzare da solo la propria filiera produttiva, quindi avere artigiani, comunque in generale fornitori che creano, assemblano, producono i miei prodotti e trovare io il modo per portarli al mercato. Il progetto per esempio di Iacchetti che si è creato interno italiano, un sito web dove vende direttamente i prodotti che fa prototipare e produrre a una rete di piccoli artigiani fiduciari, sono 3-4 aziende brianzole, quindi lui ha saltato il passaggio attraverso il brand, cioè l'azienda che fino a ieri era l'unico interlocutore dei designer, se volevo fare qualcosa Questua e per aziende, per far vedere quello che sapevo fare, le idee che avevo avuto e cercare chi credesse nel prodotto per metterlo al mercato. Adesso è possibile disintermediare anche questo passaggio in tanti modi. Il posto del mondo maker, dei maker, sono i Fab Lab, la rete Fab Lab, ne riparliamo anche dopo dettagliatamente per alcuni aspetti che ci interessano. È una rete di laboratori fisici in cui si condivide un set di attrezzature uguale dappertutto, perché lo spirito peer-to-peer è appunto di condivisione, quindi se faccio qualcosa nel Fab Lab a Lecce devo poterlo rifare a Birmingham e viceversa, perché abbiamo lo stesso tipo di attrezzature, ci insegniamo a vicenda come fare le cose. E quindi dei laboratori che in realtà riseguono un processo che già esisteva negli anni 70 di laboratori di fabbricazione condivisi di quartiere, nato in Inghilterra questo movimento di hobbisti che si trovavano e creavano un garage collettivo dove c'erano dentro le macchine. I Fab Lab però fanno qualcosa in più. Intanto nascono da un concept di Neil Gershenfield, professore dell'MIT di Boston, che a un certo punto ha capito che i suoi studenti ingegneri non capivano niente di come si facevano le cose. Valeva la pena di cominciare a dirgli: bene, prendi in mano un martello, mettiti alla fresa e capisci come si fanno le cose. Quindi creò un corso che si chiamava Come fare quasi qualsiasi cosa e creò poi di conseguenza un laboratorio in cui tante di queste attrezzature, dalla stampante 3D a fresa a controllo numerico, erano a disposizione degli studenti per creare dei prodotti, creare degli oggetti autonomamente. Questo dandogli delle competenze, piccole competenze di elettronica, di digital fabrication, di modellazione tridimensionale, quindi dal bit all'atomo, come poi definizione famosissima che è nata su quest'onda. E da lì questi posti sono diventati più di 300 nel mondo in pochi anni attualmente. È una rete internazionale, peer-to-peer, disintermediata, dove ci si scambia il come si fa le cose. Sono luoghi di abilitazione, sono luoghi in cui vado, imparo, oppure faccio, condivido il come so farlo e trovo persone che mi aiutano magari nello sviluppo di un mio progetto. E quindi sono le nuove microfabbriche, qualcuno le ha definite. Sono i posti in cui avviene da un lato l'abilitazione alla cultura tecnica e tecnologica, perché poi ci sono Fab Lab verticalizzati sulle nanotecnologie, ho visto cose incredibili fatte da laboratori con $10,000 di materiale, facevano reverse engineering sul DNA, quindi anche bio Fab Lab, e quindi insomma farmaceutica trema, elettronica trema. Questo modo di fare, questo modo di approcciarsi, di condividere e di accelerare progetti, perché fondamentalmente aperti e condivisi, sta cambiando tutta l'economia e soprattutto la produzione.
un concetto importante che va ricordato spesso, il tema della stampante 3D, che adesso vediamo anche al TG4 il sabato sera, spiegato alla casalinga di Voghera, è un'icona dentro al tema del digital manufacturing. Ci sono tante cose, il tema è molto vasto, quindi da designer bisogna approfondire molto bene queste cose, perché è il come faremo le cose, come già si possono fare le cose. Il tema della manifattura distribuita, perché ne parliamo? Perché abbiamo parlato di rete, abbiamo parlato di peer-to-peer, di disintermediazione, di quasi tutto quanto. Beh, a questo punto proviamo a ripensare come facciamo le cose in scala globale, seguendo questo modo di pensare e di fare. Un minimo di nota storica: la prima formula di fabbrica decentrata è possibile pensarla nel momento in cui vado a produrre vicino a chi ha bisogno delle cose che vado a produrre, quindi pensare di tagliare di mezzo la logistica. Le definizioni di peer manufacturing, distributed manufacturing, sono ancora legate all'industria, ma adesso, grazie ai Fab Lab, grazie al modo di fare dal basso e grazie alla diffusione di tutte queste tecnologie che abbiamo visto, sta cominciando a diventare possibile creare prodotti finiti, anche complessi, su un piccolissimo territorio. Perché se prima avevo bisogno di produrre la plastica in Cina, l'elettronica in America e magari fare il packaging delle Filippine facendo passare il prodotto da una società di Hong Kong per risparmiare ulteriormente le tasse, poi caricare su un container via Bangladesh per evitare i dazi doganali europei e arrivare in Italia con un prodotto fatto in questo modo, adesso a Lecce posso trovare tutte queste competenze, o magari anche solo tutte dentro un Fab Lab, per assurdo. Quindi siamo passati da un'idea di fabbricazione distribuita fatta dalle multinazionali in questo modo all'idea di poter fare tutto quanto il prodotto su un piccolo territorio, con attrezzature e potenziali che sono su qualunque territorio e quasi alla portata di chiunque. Tutto si può dire che sia iniziato come tracce di fabbricazione distribuita da quello che veniva definito la cottage industry, quindi persone che lavoravano da casa, diciamo conto terzi, come si diceva una volta, lavoratori a domicilio che assemblavano parti dei prodotti. Poi c'era un mercante, chiamiamolo imprenditore, in nuce, che raccoglieva le componenti fatte da queste signore che lavoravano nelle proprie case e le assemblava, faceva prodotti finiti. Questa è la prima forma di manifattura distribuita, da un certo punto di vista. Siamo ancora prima della rivoluzione industriale, in una società che era fondamentalmente agricola, però già c'era il problema di come integrare il reddito dato dall'agricoltura, dall'attività principale, con attività convergenti. Quindi le donne che stavano in casa erano diventate una piccola fabbrica diffusa e distribuita, soprattutto se pensiamo ai temi tessile e di prodotti di questo tipo. Quindi dal lavoro domiciliare siamo passati, e poi con la rivoluzione industriale, al tema delle fabbriche e a quello dei tempi moderni, una fase in cui di distribuito c'era ben poco, anzi la necessità era accentrare sostanzialmente tutto quanto per efficientare e dare un via a un'economia di scala sulla produzione, fin quando tutto questo meccanismo di accentramento delle facility di produzione ha cominciato a sottostare semplicemente poi a logiche di mercato diverse, perché se prima dovevo soddisfare il bisogno di produrre cose che non c'erano per tutti quanti, la produzione di massa di oggetti che non si avevano a disposizione, banalmente dal coltello da cucina a qualsiasi apparato, attrezzo che avete nelle vostre case, la lampadina per dirne una, ha un'economia in cui i mercati si saturano, ci sono tante aziende che fanno lo stesso prodotto e inizia la competizione poi finisce a declinarsi fino al prezzo,
fino al farsi battaglia su chi lo fa a meno per continuare ad avere un margine di guadagno. E da qui il tema dell'outsourcing, e qui riparte un meccanismo in cui le fabbriche esplodono e cominciano a diventare facility mondiali, globali, o semplicemente ho dei marchi, quindi brand occidentali che percepiti come produttori di valore occidentali, che fanno prodotti alla moda, che fanno prodotti tecnologici, poi però hanno di dietro nel retrobottega un fornitore asiatico che lavora per loro. E qui è iniziata negli anni 80 e 90 il tema dell'outsourcing, dell'offshoring dal punto di vista americano, anche perché adesso si parla di reshoring, quindi l'offshoring degli anni 80, che qui da noi è arrivato dopo tanti settori, da noi è iniziato a fare outsourcing solo negli anni 90, fine anni 90. Io vengo da Carpi, vicino a Modena, dove c'è un distretto del tessile dagli anni 50 sostanzialmente, e questo distretto ha tenuto botta fino a fine anni 80. Poi, quando qualcuno ha iniziato ad andare a lavorare in Romania, in Turchia, fino anche in Cina, è crollato tutto quanto, perché la guerra sul prezzo te la puoi fare fino a un certo punto, ma poi anche la caduta verso gli inferi trova gli inferi definitivamente, e quindi hanno chiuso il 70% delle aziende in pochissimi anni. Questa dinamica si è vista e si vede dappertutto, dove o meccaniche di outsourcing, distruzione dei margini di mercato o di altro tipo stanno distruggendo in pochissimo tempo dei comparti che non sono più competitivi per tanti motivi. Lo step successivo è quando nel 2002 qualcuno inizia a parlare di peer production e common base peer production, quindi la produzione tra pari, sostanzialmente tra piccole chiamiamole fabbriche, microfabbriche, anche garage connessi nel mondo, a uno scambio, una produzione di beni. Quindi il tema del produrre anche materiali e conoscenza che nasce condivisa. Quindi stiamo tornando al discorso che abbiamo visto prima dal punto di vista degli schemi della manifattura distribuita. Questo è un libro dentro il quale si parlava di altro, quello citato, ma è la prima definizione di Common Base Peer Production. I Fab Lab sono arrivati intorno al 2005, questa è la mappatura ad oggi, sono già qualcuno di più se andate su fablab.io, che è il sito dove trovate questa immagine, potete andare a zoomare e capire dovunque ci sono questi Fab Lab e come funzionano. Ce ne sono anche in Nigeria, in Congo, ci sono in Afghanistan. Quindi non è un tema di soldi o di quanto costano le attrezzature o quanto complesse sono le attrezzature, ma è un tema di punti in grado di in cui mettiamo a disposizione di tutti le attrezzature, e possiamo pensare che tutto questo sia una grande fabbrica distribuita, perché se questo nasce con l'ottica di condivisione, di replicabilità dei progetti, allora posso velocemente trasferire, in ambito tecnico si parla di technology transfer, quindi di trasferire il come si fa qualcosa da un punto all'altro molto facilmente, economicamente. Questo sistema si è ovviamente organizzato e si è dato una dimensione tangibile con una fondazione fondata dallo stesso Neil Gershenfeld all'MIT a Boston, che governa, o meglio protegge, il sistema di Fab Lab. È quello, è anche l'entità che fornisce un sistema di formazione, c'è la cosiddetta Fab Academy, un corso di 6 mesi nel quale i corsi sono in streaming, ma vi dovete servire di un Fab Lab locale per fare poi materialmente i progetti, e andate a imparare un po' tutto quello che il professore insegnò ai suoi studenti nel corso, come fare quasi qualsiasi cosa. Quindi in 6 mesi imparate a programmare una scheda elettronica, imparate a stampare e modellare per la digital manufacturing e manifattura additiva, imparate a usare un controllo numerico, imparate un po' di coding, imparate tutte queste tecnologie in 6 mesi. Il tema delle tecnologie web che aiutano le persone a organizzarsi, quindi diventa la leva per le persone per fare da sole. Questo è
il passaggio tra sistemi di attrezzature condivise al sistema di persone che sono sostanzialmente portatori di cultura e di capacità di produrre. Il tema dei Fab Lab, trovate ovviamente un sito in stile Wiki, quindi aperto, condiviso, in cui il come dei Fab Lab è condiviso e liberamente accessibile. Su fabwiki.org trovate quasi tutto sui Fab Lab. E le regole principali e anche solo le uniche a cui si deve richiamare un laboratorio che vuole chiamarsi Fab Lab sono solo queste, quindi fondamentalmente garantire l'accesso alle persone e una dotazione etica. Questa è una dotazione etica, non è più una dotazione tecnica, tecnologica di definizione solo delle attrezzature, solo delle pratiche, è una definizione etica, perché sto dicendo i posti in cui depositiamo, facciamo, produciamo la conoscenza collettiva devono essere aperti e accessibili a tutti. Poi ci sono i makerspace, che sono una declinazione di Fab Lab un po' meno attrezzati, che sostanzialmente sono dei Fab Lab spesso che non si richiamano direttamente alla Fab Charter per motivi strutturali, perché per esempio non hanno tutte le attrezzature, perché sono semplicemente aggregazioni di persone che si occupano solo di una cosa. Ci sono, non so, i club del Raspberry, club Arduino, cioè persone che si interessano solo di alcuni aspetti, ma che però lo fanno con questa ottica. Quindi noi smanettiamo con schede elettroniche, se tu vuoi vieni il sabato pomeriggio quando ci troviamo, ti insegniamo come si fa e partecipi ai nostri progetti. Quindi posti che condividono quella visione, quello modo di fare le cose, condividere le cose, le conoscenze, però verticalizzati, fino a veri e propri Fab Lab che si interessano di temi, quindi hanno dotazione di attrezzature, hanno dotazione di conoscenze varie, ma che diventano poi applicati o applicabili a una nicchia particolare, il tema della smart city, il tema della città, il tema dell'architettura, i temi fino alle nanotecnologie o al biotech, fino anche all'agrotech fuori da Barcellona, che è un po' la città anche pioniera da questo punto di vista, una delle prime, cominciasse già una brutta parola, smart city, molto superata, molto ormai inutile, però da questo punto di vista Barcellona è quella che si avvicina molto a questo standard, un po' perché ha la prima rete di Fab Lab che si sta adottando di una rete Fab Lab a livello quartiere, quindi l'idea dell'amministrazione che questo modo di abilitare le persone e di condividere la conoscenza sia l'acceleratore più potente possibile per stimolare all'autoimprenditorialità, stimolare più velocemente soprattutto alla ricerca della propria aspirazione personale. Ora non c'entra se io voglio, capisco che a un certo punto mi interesso di bioetica e di filosofia, magari però lo imparo a fare o arrivo a capire quello che mi interessa iniziando a mettere le mani in qualcosa di pratico. C'è tutta una bibliografia di citazioni sul fare che abilita la mente e di come il corpo sia la prima medicina per i mali del pensiero, così come il fare cose è una palestra per il capire meglio anche me stesso. E quindi non è solo un abilitare una città e i cittadini al farsi prodotti e a imparare cose, ma credo olisticamente un approccio che aiuta le persone a comprendere e a cercare anche se stesse. Poi questo che vedete nell'immagine è la Fab Lab House, hanno costruito la facoltà di architettura a Barcellona questo laboratorio, il Fab Lab sta in questo oggettone strano che tra l'altro è energeticamente autonomo, tutte le attrezzature mobili sono costruiti, sono progetti open source, quindi come sia possibile costruire anche un'architettura stessa in open source. La città di Barcellona, se cercate il progetto, si chiama Smart City Lab, quello Fab City è il progetto di Barcellona, cercate sul sito del Fab Lab di Barcellona Thomas Dietz, che è il direttore,
è la persona che è un po' la mente dietro questo approccio, e poi tutti i progetti che ne derivano, perché trovate sul sito anche tantissimi progetti sviluppati che rafforzano ancora di più questa visione. Pensate a una piccola scheda elettronica del costo di 30-40 euro che diventa, loro l'hanno chiamato, Smart Citizen Toolkit, quindi è un aggeggio che è in grado, con una sensoristica, di abilitare come torretta di ricezione e condivisione dei dati qualsiasi casa. Quindi la città di Barcellona si dota di un sistema smart di lettura interattiva, dinamica del territorio, fatto dai cittadini, senza investimenti infrastrutturali, milioni per far fabbricare a qualcuno qualcosa di installato. Nel momento in cui viene installato è già più vecchio di quello che doveva essere, ma un sistema aperto, condiviso, sviluppato continuamente su una tecnologia che già esisteva. Quindi intelligenza collettiva all'ennesima potenza, che diventa anche motore di soluzione di problemi di impatto non indifferenti. In un momento in cui i comuni dappertutto in Europa, non solo in Italia con il patto di stabilità e quanto ne consegue, ma in generale in Europa, i comuni e le amministrazioni locali hanno sempre meno soldi da spendere, applicare queste strategie diventa forse pesare meno sulle tasse di tutti e rendere le persone partecipi della comunità, perché molti problemi che abbiamo forse sono legati spesso a uno scollamento tra le persone, uno scollamento tra i segmenti della società, e quindi questi sono meccanismi abilitanti in generale. Un altro tema è quello di Tech Shop Posti. Tech Shop è un marchio, una società privata che ha aperto dei super fab lab con circa $1 milione di dollari di attrezzature, da macchine a controllo numerico a 5 assi, water jet, fino a tutte le cose più piccole come le stampanti 3D da scrivania, ma luoghi in cui posso veramente trovare macchine per fare anche produzione, che funzionano come un fab lab. Cioè, una volta, non è un accesso ovviamente pubblico, è un accesso pubblico a pagamento, io pago una tessera annuale, credo sia sui $200-250, poi vado sul sito, prenoto la macchina per le ore che mi serve per fare quello che devo fare, ho le persone che mi insegnano a usarla in sicurezza, e da lì di solito poi c'è anche l'aiuto, il sostegno, l'incubazione dei progetti che possono diventare impresa. Al Tech Shop di San Francisco ci sono queste slot, questi cabinotti, questi ufficetti di 4x4 metri dove diventano temporaneamente l'ufficio di persone che avevano iniziato con un'idea più o meno subito pensata come prodotto, che poi magari qualcuno che ha incontrato lì ha detto: ma bello, se vuoi ti aiuto a sviluppare questa cosa, perché non ne facciamo un prodotto e quindi un'impresa? E diventano piccole start-up incubate lì dentro. Tech Shop aiuta le persone che vogliono fare questo processo affiancandogli dei mentor, quindi fanno da incubatore di impresa sostanzialmente, però insomma è un grande garage con attrezzature da industria a disposizione di tutti per fare qualsiasi cosa, che poi mi dà anche l'output di start-up, di potenziale impresa. Quindi un luogo fisico dove si chiude il cerchio dall'idea al portarla a mercato dentro la stessa stanza, in sostanza. I Tech Shop sono una rete ora solo americana, si dice che cercano una location in Italia così come in altre città europee, quindi è un modello che potrebbe arrivare anche da noi. Qual è la differenza con i Fab Lab? Sostanzialmente l'investimento, che parte da un paio di milioni per riuscire a installare un Tech Shop. C'è chi in giro per il mondo ha fatto dei Fab Lab molto evoluti, con attrezzature pesanti, con 100.000 euro, perché magari invece che creare un posto con tutte le macchine di ultima generazione, come dire, fai spesa fra i fallimenti e trovi un sacco di macchine industriali che ormai vanno al macero o verrebbero buttate. Quindi anche quello, creare un laboratorio condiviso può significare dall'inizio iniziare a cercare attrezzature a poco prezzo, oppure chiamare Obama a fare la conferenza stampa del laboratorio da $2 milioni che stai lanciando, e forse avrai successo, o meglio, quasi sicuramente. Questa immagine l'ho messa anche per ricordarmi di dirvi che un paese come gli Stati Uniti ha investito
50 milioni di dollari per un programma di diffusione dei Fab Lab e della, di creazione di centri per la manifattura digitale. Con un investimento successivo molto più grande stanno creando un centro di ricerca per ogni stato sulla digital manufacturing e su tutto questo mondo, cioè il come creare luoghi di intersezione tra tecnologie e competenze, meglio se dal basso, per accelerare il sistema economico. Gli americani hanno imparato dalla Silicon Valley questa dinamica. Silicon Valley, detto malignamente, è una grande piscina in cui, come un sacco di squali, ci si va a mangiare idee, risorse, producendo, buttando dentro questa piscina un sacco di idee che poi qualcuno pesca e fa esplodere, come è stato per Google, come è stato per tante società che hanno storie complesse, ma in cui la mano dello Stato è molto forte. Stati Uniti, paese liberista come icona, liberista, che però si dimostra essere, c'è un bel libro, quello di Mariana Mazzucato, no? Sullo Stato imprenditore, che racconta, Mariana Mazzucato è un'economista italiana che lavora in Inghilterra, trovate anche dei TED suoi, che racconta come in realtà per uscire dal pantano della crisi o per fare accelerazione economica, in realtà a volte lo Stato, anche nelle economie più disintermediate possibili, come quelle ultraliberiste, va poi a comportarsi non come lo Stato comunista, socialista, quello che è l'altro modello opposto, ma poco ci manca, perché il come lo Stato americano investe soldi direttamente dentro certi settori è sostanzialmente anche scegliere di fare la fortuna di alcune aziende invece che altre, che è un mantra che nella cultura liberista non dovrebbe esistere. Google, per quello che è, per quello che rappresenta, non esisterebbe se il governo americano non avesse visto un interesse nel far crescere un monopolio americano dell'informazione. Quindi, insomma, storie complesse, trovate un sacco di bibliografie su queste storie, ma che raccontano come la retorica e la narrazione di certe esperienze economiche, sociali, di certi territori, poi non sono così come sembrano o come vogliono farle scintillare alla luce dei media che ce le narrano. Da qui poi anche la declinazione di cosa significa startup, il mondo delle startup digitali, e non solo la rincorsa a questa America della startup, ma che in realtà nasconde delle insidie e spesso va a alimentare un modello i cui frutti vengono raccolti da pochi. Questo è il problema del modello di società in cui sono arrivati i barbari, quelli che abbiamo visto prima, in cui la produzione di valore si sta spostando sempre più sull'immateriale, ma tutto questo valore che è generato dalle persone, parliamo solo dei vostri post sui social network, va a finire nelle tasche di pochi, perché il signor Zuckerberg che mercifica il valore della foto col mio gattino che condivido a voi amici miei su Facebook, che ha un valore commerciale alla fine, indiretto. La spostamento dell'economia sul versante della condivisione dell'informazione, che indirettamente ha bruciato la produzione materiale del valore attraverso la manifattura in tanti settori, e che da un lato sembrerebbe la nostra scialuppa di salvataggio, perché se perdiamo il posto in fabbrica lo trovo, me lo reinvento come storyteller, come blogger, come creatore di qualsiasi cosa immateriale, perché internet ha un costo marginale quasi zero e quindi posso condividere tutto e, se funziona, guadagnare velocemente. Ma tutto questo crea anche un mondo, in cui una società nella quale andiamo a misurare tutto quanto, la tecnologia ce lo rende possibile, andiamo a misurare tutti i contributi fatti da voi con le foto con i vostri gattini su internet, o anche i vostri progetti più seri e lavorativi, ma che generano un traffico di advertising di qualcuno, che generano indirettamente valore per le pubblicazioni di qualcuno. Quindi andare a misurare la produzione di valore collettivo che qualcun altro sfrutta commercialmente potrebbe essere il modo di uscire da tutto questo, e anche avere una risposta sul chi paga tutta la produzione di servizi che dovremmo fare per compensare la perdita di lavoro nella produzione. Quindi sono tanti, tanti temi che vanno accavallandosi, ma che rimangono fedeli a questo
bisogno di disintermediare e condividere il più possibile. Condividere perché significa controllare in modo decentrato. Condividere significa controllarci come società civile, come persone che possiedono collettivamente le cose, da cui infrastruttura di valore collettivo, da cui ognuno va a impiantare il proprio progetto di impresa, di impresa culturale, di progetto culturale magari, però accelerando più velocemente queste possibilità di tutti. Quindi dalle reti di attrezzature, insomma, bisogna passare soprattutto alle reti di persone. Reti di persone che fanno cose con le attrezzature sulle piattaforme, piattaforme come può essere per esempio Thingiverse, piattaforma nata da MakerBot, produttore di una delle prime stampanti 3D a disposizione di tutti a poche centinaia di dollari, che ha creato un repository online in cui andare a mettere le proprie idee, i propri progettini sviluppati per la propria stampante 3D. È nato con questo scopo, quindi condividere modelli tridimensionali che io potevo andare a scaricare e replicare anche a pagamento, quindi persone che magari avevano disegnato un bell'anello stampabile in plastica con la stampantina da 600 dollari e guadagnavano un dollaro per ogni download che c'era lì. Questo è un modello di business per un designer che ha un'idea, non vuole fabbricarla, non vuole produrla, ma si affida a una piattaforma di distribuzione del progetto e quindi guadagna dalla distribuzione e dal successo del progetto. Così come comunque in generale alla proliferazione di idee e prodotti pronti per essere replicati, fatti da chiunque. Come Thingiverse, sempre parlando di stampa 3D, ma ci sono anche cose su altre tecnologie, dopo le vedremo, una rete che mette la rete di tutte le stampanti 3D sulle scrivanie di cittadini privati che si registrano su 3D Hubs e diventano una rete di stampanti attivabili dovunque. Io vado sul sito, scopro che a Lecce ci sono 5 persone che hanno messo la propria stampante in rete, io che devo produrre una cosa con una stampante 3D, contatto la persona, gli mando il file e vado a ritirare la stampata col prezzo che la persona deciderà di farmi per aver fatto questo servizio, disintermediazione totale della produzione. Ovviamente con i suoi limiti, e non posso fare produzione di prodotti certificabili, c'è un tema di sicurezza, però se devo risolvere il problema di quel tasto del telecomando che ho perso rotto, invece di comprarlo a 30 euro un'altra volta, a 50 centesimi lo sostituisco. Fino alla rete di condivisione, allo stesso tempo, di progetti, di idee, di facility. Qui interviene il mio progetto, la nostra startup, di cui vi racconterò meglio dopo, quindi il come andiamo a mettere in rete, a mettere in comunicazione in un grande tema, filone, che è quello appunto dell'economia collaborativa. Chi ha bisogno di fare i prodotti perché sa come farli e chi ha bisogno di riuscire a portare sul mercato le proprie nuove idee per quei prodotti. Quindi un tema di incontro in cui per noi il tema della disintermediazione è diventato come creare un modello di redistribuzione del valore creato dall'incontro di queste parti, fino al poi evoluzione che vi dirò del progetto più lato, più in senso lato, sulla manifattura, su peer manufacturing, quindi la manifattura distribuita. Reti verticalizzate, quindi specifiche su un tema particolare. Tutti gli artigiani che hanno un controllo numerico, una macchina CNC, vanno e si iscrivono ai ragazzi sulla piattaforma, ai ragazzi di OpenDesk, inglesi, che tra l'altro stanno diventando nostri partner, dove hanno iniziato condividendo alcuni modelli di scrivanie, tavoli e attrezzature da ufficio. Sapete che una scrivania da ufficio costa un sacco di soldi. Se dovete creare qualsiasi luogo, ora che si parla di coworking, spazi condivisi, questo è un tema importantissimo, emergente, perché quando ho trovato magari la nonna di un amico che aveva un garage che mi rende disponibile, ho uno spazio gratis per lanciare un mio progetto, farci una mostra, crearci un coworking, fare cose con altri, devo sedermi e appoggiare cose, almeno il computer su un tavolo, quindi ho bisogno di queste attrezzature. Posso trovarle, andare qui, scaricare gratuitamente i progetti
e farmele fare magari da un artigiano di Lecce che si è iscritto sulla piattaforma e ha il controllo numerico. Quindi vado su una mappa, questa è una dinamica che c'è anche sulla nostra piattaforma, e trovo chi sono i produttori in grado di fare quel prodotto lì sul mio territorio. Pago con carta di credito, vado artigiano, ritiro il prodotto finito e me lo sono montato. Oppure sono abbastanza bravo, me lo sono scaricato e me lo sono prodotto da solo. Quindi il tema delle strategie poi per salvare da un lato la manifattura, da un lato chi ha le idee e in generale il sistema della produzione passano per temi ancora grandi, quindi rimaniamo a un livello, voliamo abbastanza alti sul tema dell'innovazione, però cominciamo ad andare dentro all'approccio strategico sul come sopravvivere in questo mondo dove sono appena passati i barbari. Io direi di fare una pausa prima di passare a questa roba qua. Andrea, caffè io. Caffè, io ti avevo portato la bottiglietta d'acqua, ma te ah, grazie. Proprio respiro. Quanto lo facciamo? No.